Benvenuti, benvenuti di nuovo qui a Radio di Oppio Malto. Questa è la terza puntata della nostra trasmissione, diciamo comica, poi vabbè, ci si prova. Le situazioni del casuario. Scusa, ma era, cioè, facciamo al 52 stasera, no? No. Con me, in studio con me c'è Luca Maregazzi, che lo conoscete tutti, perché questo è un programma molto aperto, entra e esce chiunque, il terzo conduttore in tre puntate. No, c'è le situazioni del casuario. Ah, le situazioni del casuario. Ma perché Francesco oggi non c'è? Perché è all'università, ha deciso di iscriversi a cinese, vuole imparare una lingua perché Radio Doppio Malto vuole aprirsi all'est. Sì, vuole aprirsi all'Asia. Sì, perché in Italia spazi non ce n'è, allora ci espandiamo in Asia, dove forse ci accoglieranno, visto che è risaputo che da quelle parti hanno il gusto dell'orrido. Sì, quindi sta studiando gli ideogrammi, tutto il resto. Mi conferma Deus, buonasera, sì. Che è tra le lingue più difficili al mondo, forse. Buonasera, sì, confermo. Perché effettivamente la radio nei prossimi progetti ha anche in mente quello di estendere i propri confini oltre quello europeo, però. Insomma, ragazzi, parliamoci chiaramente. Abbiamo mediamente degli ascolti di 30 persone a puntata. Così tanti? Abbiamo cercato in ogni modo di farci ascoltare da più persone possibile. Invano. Abbiamo addirittura fatto un canale YouTube, ma è controproducente, perché la gente mi scrive, ci guarda in faccia e dice: oltre che incapaci a fare la radio, siete anche brutti, allora io non vi ascolto più. E io cosa devo fare? Allora, Francesco l'abbiamo mandato a studiare cinese. Speriamo di espanderci là, capisci? Cioè, questa è la versione che abbiamo detto a lui. Dopo era tutta una gavola per togliercelo dalle scatole. Diciamolo chiaramente, sì, poi c'è, cioè, la situazione del casuario è sempre più una gabbia di matti. Qua ormai ci si trova solo per bere e per mangiare. Sentirete probabilmente la registrazione con rumori di birra. Tra un po' arriva anche la torta. È un convivio, non è una radio. Sì, questa. Infatti. Ecco, infatti, non so. Lei, Deus, prima mi diceva che sembra un po' di essere a che aria tira. Capirete, infatti, io sono reduce da una trasmissione seria come quella della finestra sul cortile, per cui vi lascio immaginare il mio imbarazzo. Io sono qua che mi trovo in balia di piatti di risotto a radicchio, giocatori dell'Ellas ubriachi, per cui non so veramente più che pesci pigliare. Però si mangia bene, bisogna dirlo. Sì, ma ecco, vi cedo la parola di nuovo, perché io non so più cosa dire. Sono veramente nel marasma più totale. Ma si è fatto un'idea del modulo di gioco che proporrebbe per la promozione dell'Ellas quest'anno? No, Luca, non è a 52. Hai ragione. Ok. Beh, guarda, io non so più cosa dire. Ascoltiamoci una canzone, dopo vediamo chi cavolo arriverà a portarci questa torta. Vedremo. Yeah.
cantando. Uno, due, no, no, no. Fermi tutti. No, regia, un attimo. Qua come al solito lasciamo la porta aperta, entrano cani e porci. Lei chi è? Ma scusa, sta parlando con me? Eh sì, lei è entrato e si è seduto qua. Che fa davanti ad un imbuto che di fronte alla bocca lei? Innanzitutto un microfono e ce l'ha davanti anche lei uno. Prima cosa. Ma questo è un microfono, sembra la paletta per le mosche questa cosa qua. Ha una forma un po' ambigua, però è un microfono. Ma scusi, ma qua dove sono io? Questa è Radio Doppio Malto. Scusa, io dovevo andare dal mio medico della mutua. Che ha sbagliato indirizzo probabilmente. Ma che, sono finito in un'officina radiofonica? Sì, una radio, se si prova, qua, insomma. Che riparate? Scusate, ma... No, sì, punto, ma mi dica. No, mi sembra un po' una situazione che... Io devo protestare qua, perché... Ah, lei, vengo a certo. Trovare il mio medico della mutua e ci vedo un'officina radiofonica. No, che andate a montare i fili nella sala d'attesa del medico della mutua. No, guardi, se lei ha sbagliato indirizzo è un problema suo, non nostro. Noi non... No, mi scusi, perché io sono moralmente abbattuto e anche fisicamente... perché mi fa male l'osso Socrate. L'osso che? L'osso Socrate è uno degli ossi più portanti della nostra cultura fisica. E anche l'intestino chiasso, che non fa altro che parlare, bofonchiarmi, mi fa male. Sì, anche il muscolo platone e lo stomaco lucerna, vabbè. No, quelle sono cose che non fanno parte del mio fisico, perché io ho lo fisico du gol. E allora, cosa? Come Ibra. Esatto. Sì, non so chi è questo Abra. Io conosco Cadabra, ma Abra non è un cugino, certo. Ah, ho capito. Di secondo grado. Esatto. Ecco, comunque, passando dei pali infrascati, sì, certo. Io praticamente qua mi sono, cioè io mi ritrovo in un'officina radiofonica. Sì, ma nessuno l'ha invitata, se per piacere se ne può andare, noi proseguiamo il nostro programma e siamo tutti felici. Non ci siamo capiti, io vengo qua a trovare il mio medico della mutua, perché domani io devo partecipare ad un grande concorso di poesia nazionale, e voi non sapete chi sono io. Io mi chiamo Pepato Insalati. Addirittura. Ecco, e questo nome ve lo dovete ricordare in primavera. Sicuro farò fatica a dimenticarlo. No, come si chiama lei, tra l'altro? Io sono Marco Dolcinelli. Ah, benissimo. No, perché questo nome bisogna imprimerselo nella fronte lucida, perché sarò tra qui a 2, 3, 4 mesi uno dei più grandi poeti d'Italia. Se lo crede lei, siamo tutti contenti. Però se può diventare il poeta più grande d'Italia da un'altra parte, si fa questo piacere. No, io divento... E qua tra l'altro io faccio una lettera di protesta, perché dovete togliere tutte queste file qua che sono tutte contorsionate. È una radio, cioè o facciamo così o non registriamo. Comunque tendo a precisare, ecco, ma ci sono persone dall'altra parte che ascoltano oltre questa paletta. Sì, non tante, però ci sono. Allora mi presento, io... Ma io nessuno le ha chiesto, vabbè, vado avanti. Marco, proviamo. Sì, ecco, magari... La chiamo per... Ci faccia sentire qualche verso? Ma guardi, prima un attimo di curriculum vitale. Allora, praticamente io sono faccio lezione di anatomia e presento ai miei studenti. Ah, perché ha studenti anche, bene. Io ho tanti studenti, ce n'ho da 10 a 9, le funzioni del corpo al gabinetto. Ecco, chi vuole officiare nella mia officina di anatomia può mandare una mail all'indirizzo sottostante. Ma ecco, no, lo potete vedere adesso, dal video della paletta. Non c'è un video qua? No, non c'è un video, fortunatamente. Ma non avete niente? Allora, non c'è medico, non c'è video in questa radio. Che è sta roba? Una radio, appunto, per cui non c'è un medico, non c'è il video, mi sembra normale. Comunque mi presento, io sono uno dei più grandi poetori della nuova edizione italiana, e adesso posso dire in anteprima questa radio, come si chiama questa radio? Questa è Radio Doppio Malto. Ah, ecco, a Radio di Oppio e Malto, no, e no. Mirra, che vabbè. Io presenterò uno dei più grandi capesalti, sì, della poesia, che farà fare salte di gioia a leopardi e a pantere. Chi? Questa leopardi, pantere e quell'altro, Carlucci, Carlucci. Certo. Carlucci, soprattutto il mitico Giosia Carlucci. Non so come faranno, visto che uno è morto e due non esistono, però vabbè. Allora,
Luca, tu sei ancora convinto di farlo continuare? Vai, vada avanti. Dai. Io devo avere un sound. Se non c'è un sound, io. Pure il sound. Un sound. C'è un musicante. Me lo porto sempre presso dentro il zaino. Beh, certo, può sempre servire un musicante. Ecco, senta questa. Mi si chiama Goblin. È un ognometto. Allora, questa è la ballata del salmone. O la pelle d'oca. Sotto questo sound folk pop sound potete ascoltare la ballata del salmone. Un attimo che mi prendo con questo. Certo, con calma, tanto abbiamo quelle 8-7 ore che tanto. Non parli però che mi sconcentra la mia mente non può vagare nell'infinito. Ma credi che anche senza di me la sua mente, ecco. Vabbè, comunque, vada avanti. Nella tranquilla Salem, cittadina sotto l'oceano Pacifico, viveva Sal in Salmi. Col suo harem di acciughe sotto sale, col suo fare munifico colorava di serenità il fondale. Scusate Goblin, no, devo fare una notifica. Come notifica? Tendo a precisare una cosa, insomma. Sì, dovevo precisare tutto perché non si è capito niente, innanzitutto. Però vada avanti. Allora, praticamente Sal è il nome di questo salmone e Salmi è il cognome, quindi Sal in Salmi, avete capito voi in studio, mi certo. Vedete dal video, e come dire Pepato in Insalati, che è uno dei nomi più grossi dell'Italia degli ultimi decenni. È il suo? Sì, Pepato in Insalati, Sal in Salmi è come dire Pepato in Insalati, ecco, tendevo a dare i connotroti. Certo. Ecco. Musicista Goblin, vada pure. Ma per fortuna che ha spiegato, perché sennò non si capiva niente. Silenzio, che mi devo concentrare nel. Mi scusi. Devo vagare nell'infinito di Panteriano. Allora, questo pesce prelebato sulla padella con tanto di aromi, ma meglio se affumicato, aveva due figli con due cognomi: Salmistrato e Salmonellosi. Belli. Lei non parli perché sta uccidendo la poesia. No, è che Salmonellosi è anche il nome di mio cugino. Allora mi sono sentito preso in causa. Comunque vado avanti. Sono affari che non mi riguardano. Scusa un attimo, tendo a precisare un'altra notifica, perché io devo dare un'analisi illogica Illogica e senza dubbio, guardi. Allora, tengo a precisare che Salmonellosi, come si chiama la sua parente, si scrive con la Epsilon. Y, sapete che la Y10, la macchina, no? È tipo diminutivo o riduttivo? Sì, perché è il diminutivo di salmonellardo, no? Queste sono cose che non mi riguardano. Come Ello Titti. Dovrebbero. Come Ello Titti, no? Kitty, che Titti? Che cazzo è, un porno? No, non faccia il volgare, per favore, non faccia il grave. Che io persone che vanno sul grave non mi piacciono. Ritorniamo sulla poesia, per favore. Musicante, meglio. Mi dia la suspense. Allora, certo. Sal in Salmi era un fervente lettore. A tutti i pesci tropicali leggeva i salmi con molto amore. E quei versi venivano amati dai comuni pesci mortali, che al confronto parevano dei salami. Un'altra precisazione. Ah, guardate che io vi sto dando come la Divina Commedia di Dante Alicante, le note in calcestruzzo che non le dà nessuno al momento della lettura della poesia. Ecco, ma Pepato Insalati tra un po'. Lei da piccolo ha avuto un frontale con un vocabolario, perché non si spiegano tante cose. Da piccolo i vocabolari venivano a casa mia a chiedermi informazioni su delle parole. E dopo si suicidavano. Comunque, non mi sconcentri. No, ecco, volevo tendere a precisare. Sì. Che salami, perché ho detto che al confronto i pesci parevano salami, no? Sì, salami sentito. Non si intende nel termine specifico del termine. Avete capito, insomma, non si intende. No, perché non vuol dire niente quello che ha detto. Ma comunque. No, ma per lei è un illetterato comune che mi fa un po' di pena, sinceramente. Ma è reciproco, comunque, guarda. Salame in questo caso non è insaccato, ma salame nel senso di ignorante, quindi salame uguale ignorante, quale Marco Brandinelli. Cioè, la Dolcinelli. Okay. Goblin, la ringrazio per i complimenti. Ma scusate un attimo, vedo uno inquietante di fronte a me, mi fa un po'. È il Deus Ex Machina, non è inquietante? Sì, un po' sì, però vabbè, insomma, adesso non esageri. Zeus Ex in Macchina, se ne stia in macchina. Continui lei, per favore, caro Goblin, il musicante che ho sempre dentro il mio zaino.
E quando mancherà lo zaino lo ficcherò da qualche altra parte. Non faccia allusioni. Un giorno Sal insalmì in una rete da pesca finì, e assieme ad una trota salmonata venne mangiato con contorno d'insalate da un grande poeta prolifico e variegato, quale Insalati, di nome Pepato. E qua tengo un attimo a dire una cosa. Certo. Anzi, scusate, non ci sono precisazioni. Può andare avanti la musica. No, beh, quanto dura ancora questa cosa qua? Silenzio, che adesso arriva il gran finale. Questa il finalito. Allora, il finalito. Che destino meraviglioso per Sal Insalmì. Nell'aulico stomaco digerito sparì, e il restante non digerito venne espulso appena brontolio di panza fu avvertito. Ah, abbiamo finito? Sì, c'è un crescendo di note musicate. Vada. Questa poesia sarà scritta a voi studenti che ascoltate Radio Doppio Malto. Ce ne sono pochi di studenti che ascoltano questa radio. Comunque a voi che ascoltate, nei prossimi libri di scolastica, nelle didattiche private, nelle agenzie interinali, beh, su quello sicuro, e in tutti i posti di incontro di persone di tutte le etnie religiose e non, nei bordelli, insomma, Pepato Insalati. Grazie a tutti. Ma grazie a lei. Adesso per favore Goblin ritorna nello zaino. Goblin. Del casuario, io sono il conduttore interinale Luca Menegazzi. Generalmente cosa si fa in questa puntata, Marco? C'è l'angolo notizie inutili dal mondo, sostanzialmente. Ci interessano più delle notizie importanti. Soprattutto quella di oggi, che è una notizia di un certo peso, di una certa rilevanza per la cronaca mondiale, direi. Vai con la bomba. Praticamente in Turchia un uomo è stato arrestato con un capo d'accusa molto particolare. Secondo te cosa è successo? In Turchia, non lo so, una persona ha fumato un 600 sigarette contemporaneamente con un apparecchio speciale. No, ma quello in Turchia è un motivo di vanto, non è reato. È una cosa... uno sport. Sì, sì, esatto, è disciplina olimpica per i turchi. No, un uomo è stato arrestato sostanzialmente per stupro.
Poi direte è una cosa molto brutta che succede un po' dappertutto, purtroppo, ma lui è stato arrestato per lo stupro di una papera. Questa è la cosa molto particolare. Io non vorrei mai essere stata quella papera, però è successo. Io vorrei, non so se l'hanno colto sul fatto oppure è successo dell'altro. Quindi non vuoi scendere nel tecnico. Così a naso direi che la papera non può averlo denunciato per motivi di difficoltà logistiche, perché non credo che le papere sappiano il turco. Poi non so. Il signor Deus Ex Machina, lei che è esperto di un po' di tutto, lei ha mai sentito parlare di papere che sono il turco oppure no? Ma originariamente io pensavo che fosse stato arrestato per atti sacrileghi verso un kebab, non lo so, poi... Sì, potrebbe essere in effetti, quello sì che è grave in Turchia probabilmente. Ma sa, nel kebab comunque si trova di tutto alla fine, c'è scarti di macelleria, e quel giorno al macellaio gli capita la papera, sì, capita anche la papera, cioè non si fanno tanti problemi. Povera papera, già è stata stuprata, poi deve finire anche in un kebab, non è bello. In Turchia non è bello essere papera, insomma. Assolutamente. Comunque speriamo che nel kebab alla fine di trovare sempre cose genuine, insomma, speriamo che i controlli non manchino, ecco, perché poi la domanda è di che cosa sia fatta quella carne, ricorre ogni tanto. Ma cosa vuole che sia Deus? È la solita mistura di cuore, polmoni, scatti di marcelleria, stupratori di anatre, qualche genitale di montone, cosa vuole che sia Deus? Va bene, è roba genuina, tutta roba genuina che viene dalla terra, tutto è buono con un po' di spezie, con un po' di piccante. Bene, dopo questa fondamentale notizia sui destini del mondo e delle papere, è arrivato il momento dei saluti, è finita anche questa puntata di Le situazioni del casuario. Signor Deus Ex Machina, come le è sembrata questa puntata? Guarda, veramente adesso la conferma, ti ricordi quel famoso servizio d'ordine di cui ti parlavo? Sì, di cui avremo estremamente bisogno, visto la gente che entra e esce da qua. Non abbiamo ancora provveduto a dotarci, dal momento che non abbiamo fondi a disposizione. Io concludo con un appello ai nostri ascoltatori, sovvenzionateci, perché qui veramente siamo al verde. Se avete a buon cuore le nostre sorti, fate qualcosa, perché io se entra un'altra persona a cazzo in questo studio impazzisco. Per cui bene, per oggi abbiamo finito, ringraziamo Deus Ex Machina. Grazie a voi, alla prossima puntata. Ringraziamo anche Luca Menegazzi. È stato un piacere. Anche per la pezza che hai messo per te, che fuori sta diluviando. E tra un po' annegheremo tutti, per cui arrivederci fra un mese con la nuova puntata delle situazioni del casuario, e continuate a seguire e ascoltare Radio Tutto Marto. Ciao a tutti!